il sole, con il vento, con la pioggia, con la neve, e gli antichi notarono che appunto la capacità di adattamento, la forza, la resistenza di questa pianta era dunque superiore a molte altre. Quindi nella medicina naturale si estraggono gli oli essenziali contenuti nella corolla, che vengono poi somministrati alle persone che devono sostenere le loro, sempre in guerra, le lotte della vita. A presto! Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Sono le 19:15, dunque siamo all'epilogo di questa lunga giornata dedicata al 43° Rally del Cioc della Valle del Serchio. Subito la notizia, che è quella di pochi minuti fa: Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroën C3 R5 hanno vinto il Rally del Cioc della Valle del Serchio. È la prima volta per il 31enne pilota varesino, che però ha condotto davvero una gara, possiamo dire, impeccabile. L'ha guidata fin da questa mattina, dalla prima prova speciale, ha poi consolidato in modo relativo ma significativo il suo vantaggio sul suo grande rivale al Ciocco in prospettiva nel campionato italiano, ovvero Gian Domenico Basso, e insomma ha timbrato il primo cartellino di questo Rally del Ciocco, un successo meritato. Tra l'altro Crugnola, adesso cominciamo a vedere appunto le immagini, aveva sfiorato, se possiamo dire, la vittoria al Ciocco già nel 2019, quando era saldamente al comando e si era dovuto ritirare alla penultima prova speciale. È stata una corsa, come sempre, spettacolare, interessante, sulle strade infuocate in tutti i sensi, in questo caso perché
Dopo il rinvio di marzo e quello di giugno, si è corso in piena estate con una temperatura che nella fase centrale della giornata ha abbondantemente superato i 30 gradi. Al via 121 dei 123 equipaggi iscritti, giornata come dicevamo splendida, non c'era il pubblico, ma mi auguro, e abbiamo avuto già i primi riscontri, che tanti di voi avranno seguito la corsa su Noi TV. Poi ricorderemo anche laddove gli esercizi pubblici hanno collaborato con noi per potervi consentire di seguire appunto la corsa in diretta. Crugnola ha preso subito il comando davanti a Basso, anche un buon Michelini che alla fine chiuderà al settimo posto, penalizzato soprattutto dalla prova speciale di Tereglio. Lì sul primo passaggio il pilota lucchese ha fatto un lungo e ha perduto una ventina di secondi. Sul secondo passaggio del Tereglio addirittura è stato anche sfortunato, perché ha forato a 6 km dal fine prova e per lui la gara è stata compromessa. Sul terzo gradino del podio è finito dunque l'ottimo Albertini, mentre per quanto riguarda Paolo Andreucci, che portava al debutto la Peugeot 208 Rally 4, ha chiuso 14° assoluto ma saldamente primo nell'R2. Dobbiamo fare un cenno anche al campionato Rally Zona, dove c'è stata la prova direi veramente magnifica, magistrale, del pilota lucchese Luca Panzani, che ha vinto questo trofeo battendo Perico. In realtà Panzani era già avanti, seppur di pochi secondi. Perico poi ha avuto una disavventura, ha chiuso poi al settimo posto e dunque Luca Panzani ha potuto poi gestire in tutta tranquillità. Questo del Ciocco era il secondo appuntamento della stagione dopo il Roma Capitale, adesso se ne riparlerà a settembre con un appuntamento altrettanto classico, addirittura antico in questo caso, come il Targa Florio, dove proseguirà evidentemente il duello tra Crugnola e Basso e dove ci auguriamo il nostro Rudy Michelini possa riscattarsi. Noi tra poco dovremo dare la linea anche al Ciocco, dove appunto i colleghi di ACI Sport, Camilla Ronchi, ci racconteranno dell'arrivo e della premiazione degli equipaggi. Andiamo a rivedere rapidamente le classifiche. Questa è quella del campionato italiano con la vittoria di Crugnola, con 18 secondi e 9 su Basso, 1 minuto e 04 su Albertini, 1 e 19 su Re, 1 e 23 su Signor, sesto Scatolon a 1 e 23, Michelini ha finito come dicevamo al settimo posto a 1 e 42, ottavo Tommaso Ciuffi, tutto sommato buona la sua prova, a 2.05, Rusci a 2.07, Tosi a 2.10, poi troviamo come detto Andreucci 14°, primo tra l'R2 a 5.22. C'è stata anche una certa selezione, mentre credo che adesso possiamo tornare anche in studio, c'è stata anche una certa selezione. Io naturalmente adesso cerco di spostarmi sull'altra classifica, quella del, vediamo se ce la faccio, sì, ce la dovrei fare, quella del campionato Rally Zona, anche perché stiamo per dare la linea al, eccola qua, ve la facciamo vedere rapidamente, ne abbiamo parlato prima, Panzani Pinelli su Skoda Fabia R5 vincono con 39 secondi su Carella, con 1.05 su Paperini, 1.20 su Moricci, 1.22 su Pierotti, 1.52 su Rovati e come diciamo Perico, con quella disavventura che ha avuto, quel tempo che ha perso, ha chiuso settimo a 2.42. Prima di chiudere voglio ricordare, come dicevamo, considerato il divieto di poter seguire il rally sulle prove speciali, grazie alla collaborazione con alcuni esercenti in zona è nata una bella idea, è stata infatti assicurata in questi locali la visione delle prove speciali trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Ricordo gli esercenti sintonizzati su rally, che erano Caffè Caprez, Bar Alpino e Barnardini a Barga, Caffè Diana a Castelvecchio Pascoli, L'Agorà Bar a Coreglia Antelminelli, il Bar Sport Casa del Gelato a Piano di Coreglia, il Bar Costanza a Castelnuovo e ancora il Flamingo a Gallicano, il Bar Celetra a Val d'Ottavo e il Bar Gemignani a Lamere. A tutti questi amici, oggi più che mai amici, un grosso grazie a tutti voi che ci avete seguito, naturalmente il coordinamento del nostro direttore Giulio Del Fiorentino, Matteo Bedini qui in regia, naturalmente non faccio nomi, ma tutti quelli che hanno lavorato e collaborato al Ciocco per un rally che sicuramente non ha tradito le attese. Ovviamente in attesa, dovrebbe essere questione di poco, di dare la linea al Ciocco per l'arrivo dei primi equipaggi, del podio e anche credo le interviste a Crugnola, a Basso, ai grandi protagonisti di questa corsa. L'auspicio che ci facciamo tutti quanti è che magari già dalle prossime corse, adesso non lo sappiamo ancora, bisognerà seguire l'andamento della pandemia
quelli che sono i contagi, magari che so, già a settembre in Sicilia col Targa Florio, ma sicuramente il nostro pensiero va già al Rally del Ciocchetto, la prossima corsa che ci sarà proprio al Ciocco prima di Natale, e poi anche al Rally del Ciocco che dovrebbe tornare secondo tradizione a marzo del 2021 ad aprire il campionato italiano Rally 2021. Insomma, le cose possano tornare alla normalità, si possa tornare anche per voi che ci seguite da casa, per i tanti appassionati, tantissimi, non tanti, tantissimi che ci sono nella Valle del Serchio, nella Piana di Lucca, ma anche in Versilia, in tutta la nostra provincia, tutti gli appassionati di rally possano tornare sulla strada, sulle strade, a seguire i loro beniamini. Intanto ecco, mi dicono che in attesa, mentre la regia ci ha riproposto, penso anche, adesso poi riproporremo magari anche la classifica, c'è un po' di ritardo in attesa del collegamento col Ciocco. Noi abbiamo preparato questo servizio proprio a tempo di record, devo ringraziare Matteo Bedini che lo ha montato veramente in pochissimo tempo, servizio su questo Rally del Ciocco, che poi vedrete anche nelle prossime edizioni del Ticino e potrete vedere anche sul nostro sito. Vediamo questo servizio, sono 1:10. Andrea Crugnola e Pietro Metto su Citroen C3 R5 hanno vinto il 43esimo Rally del Ciocco e della Valle del Serchio. In una giornata calda, tipicamente estiva, si approccia con il primo passaggio del Ciocco e subito Crugnola dimostra velocità battendo Basso, Michelini, Albertini e gli altri aspiranti al successo. La sessione mattutina, due volte Tereglio e Careggi nei più bagni di Lucca, avalla le prime sensazioni. Il varesino è davanti a tutti ma con margine risicato su Basso. Michelini invece paga il conto Tereglio, prima va lungo e poi al secondo passaggio fora 6 km dal fine prova. Una vera disdetta. Tra l'R2 molto bene Paolo Andreucci che portava al debutto la nuova Peugeot 208 Rally 4. La sessione pomeridiana, Crugnola gestisce in camera alla fine il suo primo ciocco, a fargli compagnia al calar del sole dietro le Apuane, il solido Basso e l'arrembante Albertini. Nel trofeo Rally Zona eccellente prova di Luca Panzani che vince con pieno merito, approfittando anche delle difficoltà di Perico. Va agli archivi un ciocco strano ma bellissimo, corso in un caldo infernale e che ha riproposto i protagonisti di un CIR 2020 tutto da vivere, fino in fondo, a cominciare dal Targa Florio. Il gruppo di autoaiuto per me è una risorsa. È un punto, è un ritrovo. Aiuta ad uscire dalla propria zona di comfort. Mi ha fatto sentire meno sola. Ognuno si confronta, si racconta. Ci si sostiene a vicenda. E per ridare un nuovo senso alla vita. Il dolore blocca, inibisce. Raccontare il dolore vuol dire anche conoscerlo. E avere anche la forza e la capacità di ascoltarlo. Autoaiuto vuol dire accoglienza. È gratuito, così come è gratuito l'esposizione della propria esperienza. Mettersi in gioco è un dono per me stessa e per gli altri. Si accetta, si lascia parlare, si ascolta. Dare e ricevere reciproco. Ritrovare la forza in se stessi
per affrontare la propria vita e il proprio futuro. Ti rendi conto di essere in famiglia, di essere a casa, di essere al tuo posto. È importante perché mi fa sentire bene. In questa nuova fase di convivenza con il coronavirus, evitiamo comportamenti scorretti. Andare bene, ce lo dici tu. Prima era meglio, no dai, abbiamo condotto una buona gara, abbiamo avuto un piccolo problema questa mattina al freno a mano, dove speravamo di fare un buon primo giro e di attaccare subito dall'inizio, tant'è che i tempi comunque abbiamo anche vinto una prova, non erano male nonostante il problema. Poi è difficile fare la differenza il secondo e terzo passaggio perché le prove sono corte e quindi poi anche gli altri insomma prendono confidenza con la strada, con il mezzo. La difficoltà è sempre il primo giro. Nonostante questo, dai, è andata bene, abbiamo raccolto dei punti importanti per il campionato ancora. Ci manca un po' di velocità, adesso cercheremo di capire assieme la squadra e vedere dove possiamo aumentare, cioè diminuire il nostro gap con Andrea. E per essere più pronti, più competitivi alla prossima gara. Avete dimostrato anche questa volta, tu Andrea, come Rally di Roma, che sarà soprattutto un duello, nonostante ci sono diversi avversari, l'avevamo detto, soprattutto i protagonisti dell'asfalto, sarà vincente ad ogni gara, ma l'attenzione è soprattutto su di voi e stavolta Grugnone ha dimostrato di andare forte. Sì, è andato forte, sono andati bene anche gli altri, nonostante siano un po' più staccati di noi due. Quindi dai, si presume sarà un bel campionato e purtroppo ho combattuto fino alla fine. Per voi bene, per noi è più dura. Per voi è più dura, quindi ti ringraziamo, ci vediamo al prossimo appuntamento e comunque complimenti per la tua prestazione, secondo posto. Grazie a voi, ciao. Bene, ringraziamo Gian Domenico e andiamo a prenderci un altro dei protagonisti. Vediamo qui la vettura di Andrea Grugnola, la vettura vincitrice. Lui e Pietro Metto si sono guadagnati questo secondo successo in campionato dopo la gara 2 del Rally di Roma, lo dicevamo. Vediamo se Andrea è subito disponibile per questa intervista. Andrea, grazie. In diretta per AC Sport. Andrea, complimenti perché è arrivato una grande vittoria. Sicuramente sei riuscito a dare continuità dopo la prestazione di Roma nella seconda gara. Arriva quest'altra vittoria e prova dopo prova hai dimostrato di andare sempre veloce. Sì, guarda, sono davvero contentissimo, soprattutto di aver portato alla vittoria la Citroen C3R5, che oggi si è dimostrata una macchina perfetta. Ringrazio anche il team che mi ha messo in condizione di arrivare pronto alla gara e hanno fatto un bel lavoro nei test. Pirelli ci ha consigliato le gomme sempre al meglio, Pietro benissimo come sempre, i partner che ci seguono anche loro, senza loro sarebbe difficile, quindi direi un bel weekend. Rispetto a Roma abbiamo cercato di gestire a volte la situazione, perché oggi comunque non era difficile commettere errori perché era molto sporco, c'erano parecchi sassi, quindi diciamo che il piano è quello di continuare su questa strada. Un complimento anche ai miei avversari ovviamente, che ci hanno dato il filo da torcere, e quindi guardiamo al futuro con ottimismo. La conformazione di queste gare così estive e così calde cambia un po' i piani rispetto a quello che era il classico CIR, il classico campionato italiano, nel senso le prove sono diverse affrontate con queste temperature e soprattutto cambia anche la difficoltà con il fondo. Ma diciamo che rispetto al ciocco che siamo abituati a correre c'era sicuramente più vegetazione, quindi meno visibilità, dunque questo rendeva la gara un po' più difficile e insidiosa. La gara molto più sporca appunto perché diciamo il bordo strada essendo secco molti sassi sono venuti in mezzo alla strada. E poi questi asfalti con il caldo scivolano di più rispetto a quando c'è freddo, quindi abbiamo trovato delle condizioni un po' differenti che ci hanno messo un po' in difficoltà anche parlando con gli avversari, però dai, alla fine per noi è andata bene, quindi
siamo contenti. Bene, ora si mette bene appunto, perché dopo Roma, se contiamo che ci sono due scarti da giocarsi, tu hai due vittorie, quindi un bilancio positivo. Sì, però non faccio questi conti, bisogna rimanere concentrati, perché è un attimo sbagliare come ho visto Roma, il ritmo sempre elevatissimo, quindi dai, per questo weekend va bene, ma adesso bisogna già pensare alla Targa Floro e siamo sul pezzo. Ci vediamo alla Targa. Grazie mille. Complimenti ancora ad Andrea Grugnola, il vincitore di questo rally Il Ciocco e Valle del Secchio, la 43esima edizione della gara toscana, un rally che è stato emozionante e Andrea ci ha fatto vedere prova dopo prova quello che sa fare. La sua Citroen è stata la più veloce ad ogni prova speciale. Cerchiamo di andare a prendere Stefano Albertini prima che salga, vediamo se riusciamo. Grazie Stefano Albertini. Coppani numero 7 sta salendo sul podio. Stefano Albertini, il terzo classificato di questa gara del campionato italiano rally, è stato anche lui molto veloce in questa gara, ha dimostrato che al rientro in campionato è riuscito a fare del suo meglio nonostante fosse il primissimo appuntamento per lui di questa stagione. È rientrato in campionato con una Skoda Fabia R5 del team Tamauto e anche lui ha costruito la gara passo dopo passo. Sentiamo le sue parole qui al podio. Abbiamo avuto un po' di disavventure, un po' per errori miei, poi poca confidenza ancora con questa macchina nuova, però sono contento del risultato che abbiamo ottenuto, sono molto soddisfatto di come va la macchina, abbiamo fatto qualche tempo interessante, poi sicuramente davanti il ritmo, per tenere quel ritmo lì ci vuole ancora molto, ecco, ci vuole ancora molto. Stiamo lavorando per questo. C'è ancora molto da lavorare, per lui una battuta. Sì, diceva appunto, c'è ancora molto da lavorare per Stefano Albertini in questa prima gara. Ha faticato soprattutto a prendere il giusto approccio sulla vettura Skoda Fabia R5, lo dicevamo, il primo appuntamento per lui era un po' da riscoprire questo campionato italiano rally dopo l'esperienza dell'anno scorso che l'ha visto protagonista in parte per il campionato italiano rally asfalto, e quell'anno scorso lo ricordiamo proprio qui nella gara toscana fece un quinto posto assoluto, quindi riparte con il piede giusto da dove aveva lasciato, diciamo. Io tornerei dai protagonisti del campionato, chiedo a Daniele e gli operatori di seguirmi, scusate il movimento, ma questo è il bello della diretta. Andiamo a prendere gli altri protagonisti del campionato perché li vediamo qui incolonnati in attesa di salire qua per il palco e il podio finale. Uno dei protagonisti forse meno positivamente rispetto a quello che l'abbiamo visto nella prima gara del campionato a Rally di Roma è stato Rudy Michelini, perché Rudy ha sofferto soprattutto nella prima parte della gara, la sua vettura ha faticato a trovare il passo, ha avuto alcune difficoltà, adesso lo vediamo impegnato un attimo al telefono, vediamo se riusciamo a trovarlo in diretta, a portarlo in diretta con noi. Lo interrompiamo al telefono, scusa la maleducazione. Rudy è in diretta qui con la C-Sport, raccontaci, è stata una gara sofferta questa, piuttosto complicata per te, com'è andato questo rally Il Ciocco nonostante fossi uno di quelli che la conosceva di più la gara? Sì, purtroppo a parte il mio errore sul primo passaggio di terreno, l'ho fatto in ritmo e si smette la macchina verso 5-15 secondi, ma quella era poco male perché dopo tre prove abbiamo quasi recuperato il vantaggio, eravamo terzi assoluti. Purtroppo sulla seconda ripetizione di Tereglio abbiamo forato la posteriore sinistra, non sappiamo dove, perché senza prendere colpi, sassi, non lo so, è andata giù, abbiamo fatto gli ultimi 6 km con la posteriore, abbiamo perso tantissimo tempo. Abbiamo provato a spingere un po' nella ripetizione delle prove, ma eravamo troppo dietro e era impossibile recuperare. Peccato perché i tempi c'erano, abbiamo dimostrato secondo me di andare bene, eravamo vicino ai primi due in alcune prove e vabbè, le aspettative erano diverse per questo gioco qui, ma le gare sono così, quindi delle volte bellissimo, delle volte male. Vediamo, sono contento perché i presupposti per fare bene per le prossime gare ci sono tutti. Supposti si sono anche per vedere un grande spettacolo, soprattutto nel campionato italiano rally asfalto, oltre a quello assoluto, perché se forse sfugge un po' dopo questo risultato, ma l'asfalto è ancora tutto aperto e vediamo qui a Rally Ciocco un altro protagonista che si aggiunge, Stefano Albertini, quindi si inserirà per la corsa degli asfaltisti. Sì, riguardo Stefano sapevamo che va veramente forte
e quindi sapevamo che poi qui al gioco su alcune prove sempre andavo veramente forte, quindi si sapeva che poteva fare benissimo e così è stato, ha fatto una bellissima gara e il campionato, come hai detto te, è sempre aperto, ci mancherebbe altro, no? Abbiamo fatto meno male due vittorie a Roma, qui abbiamo fatto un quinto posto, ma ci sono anche gli scarti, quindi speriamo di scattare il gioco e andare bene al Targa. La Targa sarà una gara piuttosto diversa rispetto alle prime che abbiamo affrontato, una gara comunque, prove selettive dure, le conosciamo, poi in piena estate fa sempre il suo effetto. Sì, la Targa la conoscono tutti, ha delle prove molto che scivola molto, però noi l'anno scorso con le Michelin siamo andati bene e speriamo di ripeterci. Con la Polo il feeling è ottimo, sono contento, ringrazio logicamente la PA e la macchina, non ho avuto il minimo problema. Dai, il pacchetto Michelin e PA funziona bene. Grazie, ciao. Ringrazio ancora Ludi Michelini e mi tratterei direttamente con Marco Signore. Marco, siamo qui in diretta, scusate, che gara è stata per te? Per grandi tratti della gara sei stato lì attaccato, i primi due che si giocavano la posizione assoluta, subito dietro le posizioni che contano, diciamo, il bilancio sicuramente un bilancio positivo, i primi due onestamente erano un altro passo rispetto a tutti gli altri, noi alla fine ci siamo difesi, abbiamo tra virgolette combattuto con i nostri avversari privati e quindi da una parte siamo rimasti contenti, fino alla fine abbiamo sempre combattuto anche nell'ultima prova, quindi diciamo che porto a casa alla fine un quinto posto che va bene in ottica campionato, adesso vedremo per il Targa come affrontarlo. Tra i protagonisti del campionato ritroviamo uno scontro che ormai dura da sempre, Stefano Albertini contro Marco Signor, i due talenti di qualche anno fa li ritroviamo nel campione italiano Rally, nel campione italiano Rally Asfalto, è comunque un confronto che si rinnova e oggi Stefano ha fatto vedere di essere molto forte. Quello sicuramente, lui poi ha fatto anche l'anno scorso Rally del Ciocco e quindi secondo me vuol dire tanto anche conoscere le prove. Sappiamo che lui è un ottimo pilota, ma che ha un buon passo, è in grado di stare anche lì vicino anche lui. Bisogna stare sopra la macchina e conoscere un po' il percorso. Purtroppo quest'anno so già che pagherò un po' lo scotto, un po' delle strade che ho poca esperienza sulle strade di vari rally, perché appunto è anni che non le faccio più. Però dai, alla fine siamo qua, qualche tempo l'abbiamo fatto e siamo qua davanti. Ok, grazie. Chiederei a Daniele di inquadrare l'arrivo, perché stanno per essere premiati i primi tre equipaggi, il podio finale di questo rally Ciocco e Valle del Secchio, ricordiamo la vittoria finale assoluta per Andrea Grugnola e Pietro Ometto sulla Citroen C3 R5, una grande prestazione per loro, lo ricordiamo, i migliori su quasi tutte le prove speciali, una prova condivisa con Gian Domenico Basso, sempre costanti, sempre al vertice, quindi una vittoria più che meritata. Secondo posto per Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai su Volkswagen Polo R5, terza posizione, lo dicevamo proprio ora, per Stefano Albertini e Danilo Fappani sulla Skoda Fabia R5, loro al primo appuntamento di campionato. Sono entrati qui dal Rally in Ciocco all'interno tra le file del campionato dopo la Rally di Roma. Mi tratterrei direttamente qua per il podio, vediamo se riusciamo a prendere la parte finale prima di chiudere il collegamento, vediamo se riusciamo a trovare i piloti che stapperanno lo spumante per questo finale di gara. Territoriale toscano italiano, sei un grande sportivo perché ogni tanto ti ci metti alla guida a navigare. Che emozione ha avuto in questa edizione, che secondo me è stata veramente un'edizione difficile da organizzare, ma è stata perfettamente organizzata. Ma io intanto oggi nel mio ruolo voglio ringraziare gli organizzatori che hanno fatto un lavoro straordinario e insieme a loro, con loro, forse più di loro, anche tutti gli spettatori, tutti gli appassionati di questo sport. Oggi si doveva dimostrare l'attaccamento alle auto in una maniera diversa, magari guardandola un pochettino di più attraverso i video, ascoltandola e comunque con grande rispetto. Io direi direttamente averci qui al podio finale, perché ci godiamo quest'ultimo sipario del Rally in Ciocco, vediamo se riusciamo a prendere un altro dei protagonisti, un altro dei fattori di questa gara, perché la gara, ricordiamo, è stata messa in piedi grazie all'organizzazione di Organization Sport Events e soprattutto di Aci Luca, che mette il suo supporto per questa gara e come diciamo supervisione anche per quanto riguarda la competizione della Coppa Rally di Zona, che abbiamo visto qui andare in scena il secondo atto
appunto della sesta zona. Vediamo se riusciamo a prendere il presidente di AC Lucca. Scusate, mi sposto ancora io. Vediamo il presidente Gelli che sta per arrivare. Dicevamo a AC Lucca che mette il suo contributo importante, perché le gare della Toscana sempre ben frequentate, sono sempre gare di grande spessore. Eccolo presidente, prego. Presidente Gelli, lo ringraziamo di essere qui presenti in diretta con AC Sport. Allora, quale onore è riuscire ad organizzare in questo territorio una gara di questo calibro, Rally del Ciocco, che si conferma tra le migliori gare del campionato italiano. In provincia di Lucca eravamo riusciti già a fare un'ottima figura con il Coppa delle Ville Lucchese, re di città di Lucca, circa 3 settimane fa. Ovviamente qui la caratura è diversa, qui c'è veramente tanta passione, come dicevo prima sul palco. Devo veramente ringraziare non solo gli organizzatori ma il pubblico, che ha recepito in pieno tutte quelle che sono le regole che andavano rispettate e hanno agevolato il compito dei commissari con un comportamento che io definirei esemplare su tutto il percorso. E questo per appassionati dello sport come me, come l'ACI, che è la federazione del CONI che si occupa di questo sport, e siamo veramente molto contenti. È un buon viatico per cercare di concludere questa stagione pur concentrata, ma cercando di rispettare al massimo tutti gli impegni che ci sono. Gli impegni proseguiranno soprattutto per la regione toscana, perché come al solito la Toscana è uno dei centri nevralgici del rallismo italiano, no? Fra poco ci sarà il Rally Elba e proseguirà anche la corsa della Coppa Rally di Zona. Qui abbiamo visto molti protagonisti toscani, abbiamo visto una gara che, come diceva, prosegue la Coppa Rally di Zona dopo la Coppa Città di Lucca, quindi la Toscana è sempre uno dei centri nevralgici di questo sistema rally italiano. Ma la Toscana ha grandissime tradizioni. La provincia di Lucca combatte sempre con la provincia di Brescia come numero di soci sportivi iscritti, quindi questo la dice veramente lunga in un territorio non grandissimo, senza metropoli, ma veramente con una grande passione per questo sport. Grazie a voi del tempo. Grazie. Grazie Presidente Gelli. Intratterrei ancora un attimo qui aspettando la premiazione finale. Vediamo la conferenza stampa in corso qui sul podio del Rally del Ciocco, intervistato Pietro Ometto dall'organizzazione. Aspettiamo l'ultima parte, la premiazione finale, il podio finale, lo spumante che verrà stampato fra pochissimo. Conferenza stampa in corso. Allora, lo scorso anno campione italiano Rally, e qui al Ciocco è cominciata la sua cavalcata vincente verso il titolo. Hai vinto alla tua maniera, quest'anno hai trovato un osso duro, anche se qualcuno che se ne intende dice che questa macchina qui, in queste condizioni di Rally del Ciocco, forse non era nel suo habitat ideale. Come è stata la tua gara? Tutto sommato, l'ho detto prima, la seconda posizione sono sempre dei punti importanti per il campionato. Oggi non potevamo fare di più, Andrea era più veloce, ha qualcosa in più. Dobbiamo cercare di lavorare assieme ad HK e a Pirelli per trovare un po' di velocità in più. Questa gara la Polo è molto veloce, probabilmente in condizioni così sporche, sconnesse, con tanti tagli, essendo molto bassa, ha un baricentro molto basso, quindi magari può faticare, ma non credo sia fatto quello, ecco. La macchina, mentre proseguono qui le ultime battute della premiazione finale, andiamo a cercare qualche altro protagonista del campionato italiano. Vediamo se troviamo gli ultimi protagonisti del campionato italiano. Per quanto riguarda il campionato italiano di asfalto, vediamo lì Giacomo Scattolon, vediamo gli altri protagonisti incodati, Antonio Rusce, che è stato un altro dei protagonisti, come a Roma, qui al Rally del Ciocco. Chiediamo anche le ultime battute del post-gara anche a loro. Vediamo lì Antonio Rusce che discute appunto con gli altri protagonisti della gara. Antonio. Prego, in diretta per la C-Sport, Antonio Rusce, lo dicevamo, un altro dei protagonisti di questo Rally il Ciocco, soprattutto in ottica campione italiano Rally Asfalto. Come è andata questa gara, alti e bassi? Sì, dai, abbiamo cercato di in alcuni tratti spingere, abbiamo trovato un asfalto molto scivoloso, cioè, rispetto anche, non so, quando si faceva marzo, addirittura secondo me più scivoloso di quando si faceva marzo, quindi non ce l'aspettavamo, via.
e niente, insomma, dai, abbiamo fatto il nostro, abbiamo cercato di portare a casa qualche punto, perché insomma in campionato bisogna sempre cercare di stare in strada e portare a casa punti, quindi insomma, adesso andremo in Sicilia, vedremo, dai, insomma, di cercare di tirare fuori un po', insomma, di migliorare, dai. Dopo due appuntamenti, diciamo tre gare in tutto, due a Roma e una qui, come trovi la vettura? Hai raggiunto un buon feeling con la C3? Sì, ancora, come ti dicevo, non riesco ancora a esprimermi al 100%, quindi sono ancora un po' legato. E purtroppo salire sempre su una vettura dall'altra non è, cioè, per chi non lo fa come professionista, non è sempre facile. Quindi sicuramente io mi devo adattare un po' a lei e quindi migliorare un po' la mia guida in base alle sue setup. Yeah. Grazie a voi. Grazie. Bene, io chiederei al nostro operatore di rimanere qui, andrò io a prendere Tommaso Ciuffi, che vediamo lì in attesa. Tommaso Ciuffi che rientra nel campionato italiano rally dopo l'esperienza parziale vissuta con il mondiale junior. Tommaso Ciuffi che ritorna qui, diciamo, in una gara che è quasi di casa per lui, fiorentino. Lo conosciamo bene, l'anno scorso campione per quanto riguarda le due ruote motrici, appunto in coppia con Nicolò Connella, qui all'esordio con la Skoda Fabia De 5. Tommaso, una gara che è stata da impostare sin dall'inizio con questa Skoda Fabia De 5, perché appunto ci dicevi con questa vettura non hai fatto chilometri, soprattutto su asfalto. No, per noi è la prima volta qua al Ciocco con la Skoda Fabia De 5, prima volta su asfalto con un 4 ruote motrici. Ti devo dire, se sono contento, sì, abbastanza. Prima parte di gara abbiamo fatto dei buoni tempi, comunque eravamo molto vicino anche a loro, quindi bene. Però la seconda parte abbiamo fatto delle regolazioni in assistenza e siamo andati nella direzione opposta di dove dovevamo andare, ma tutto fa esperienza. Quindi abbiamo cercato di guidare in modo tranquillo per fare chilometri ed esperienza senza far danni. Quindi adesso il programma si sposta sul campionato italiano, per te avrai qualche altra gara? Qual è il programma delle prossime gare per te? La Targa Pro sarà la prossima per il campionato italiano, dove ti vedremo? No, senz'altro cercheremo di essere via a Targa Florio e Sanremo, e poi vorremmo ritornare nel nostro programma del 2020, che purtroppo, come tutti sappiamo, il Covid ha un po' cambiato le carte in tavola. E il nostro programma era il Junior WRC quest'anno, ma purtroppo qualcosa è cambiato. Però dai, cercheremo di essere al via a Germania e a Sardegna, gara di casa, dai. Hai rotto il ghiaccio qui, ci vediamo alla prossima e complimenti ancora per la prestazione. Sì, grazie, ci vediamo alla prossima. Voglio ringraziare come sempre a CTM Italia e Pirelli. Ciao. Grazie a Tommaso Ciuffi, l'abbiamo detto, un altro dei ragazzi giovani che sta crescendo all'interno del campionato italiano. L'abbiamo visto e lo vedremo ancora protagonista, come ci diceva lui, del campionato mondiale junior, ma sarà qui fra le fila del campionato italiano per il CIR Asfalto, soprattutto con questa Skoda Fabia di Damauto. Vediamo se riusciamo a prendere l'ultima parte prima di chiudere il collegamento e di dare la linea direttamente alla prossima gara, al prossimo appuntamento del campionato italiano a rally di Targa Florio. Vediamo in corso le premiazioni. I piloti ci stanno... si stanno schierando appunto per le foto di rito. Vediamo i vincitori: Andrea Grugnola e Pietro Metto sul punto più alto del podio. Parte intanto lo spumante a Lorenzo Granaio, perde il colpo aspettando lo stappo dello spumante. Ultimissime battute, ultimo podio. Ecco qui lo spumante, lo aspettavamo.
l'ultime fasi, l'ultima cartolina qui da Rally Ciocco e Valle del Secchio, prima di lasciarvi, quindi un saluto, ci vediamo direttamente per quanto riguarda i collegamenti 10 Sport con il prossimo appuntamento del campionato italiano Rally alla Targa Florio, quarto round del campionato italiano, ricordiamo, vediamo l'ultima situazione, l'ultima istantanea di questo Rally Ciocco, vittoria per Andrea Grugnola e Pietro Metto sulla Citroen C3 R5, secondo posto per Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai su Volkswagen Polo R5, terzo posto e terzo gradino del podio per Stefano Albertini, Danilo Fappani su Skoda Fabia R5. Quindi un saluto a voi, grazie per averci seguito con gli streaming di Aci Sport, vi salutiamo. Da Rally del Ciocco è tutto, ci vediamo alla Targa Florio, ciao! E dunque abbiamo seguito anche la cerimonia di premiazione, abbiamo sentito in pratica tutti i protagonisti, grazie anche ai colleghi di AC Sport. Bene, a questo punto davvero sono le 19.51, possiamo fermarci qui dopo quasi, possiamo dire, 12 ore più o meno di diretta. Il Rally del Ciocco si è vagli archivi, questa 43esima edizione per tanti motivi un po' particolare, l'auspicio come detto è che l'edizione 2021 possa tornare in tutti i sensi alla normalità. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito fin qui, tra pochi istanti l'edizione del telegiornale, grazie, con i motori e il rally, appuntamento alle prossime, buonasera. Voglia di cambiare la tua casa? Texnova a Lunata è ancora più conveniente. Solo da Texnova troverai un vasto assortimento di lenzuola, tovaglie, copre divani, intimo, tendaggi, tappeti e tutti gli accessori per la tua casa. Ad un prezzo straordinario. Dai un tocco di colore alla tua casa. Vieni a trovarci. Texnova ti aspetta in via Pesciatina a Lunata.